We Nature, il format dedicato all'ambiente, approda al Parco Miralfiore di Pesaro con un evento dedicato alle scuole del territorio. Prima una lezione di binocolo e poi un safari all'interno del parco per scoprire alcune tracce della fauna. Queste le attività svolte per una mattinata all'insegna della sostenibilità e della natura. Oggi in particolare faremo un'attività con i ragazzi giovani delle scuole, per cercare di avvicinarli al mondo della natura. Dopo un'introduzione i ragazzi dovranno andare alla ricerca in questo parco urbano di alcune sagome, di animali, e per poi compilare una checklist. Questo vi permette di capire anche che cosa fa un naturalista, no? Qual è l'attività che si può fare quando si fa bird watching, che è l'osservazione degli uccelli e non solo, della natura in generale, che non è solo un'attività che si fa ogni tanto, ma poi diventa un vero e proprio stile di vita, no? Che ti permette anche di capire, perché dalle domande che si possono porre poi ci si dà delle risposte, con la curiosità si cerca di capire. Come dico sempre, se la natura la conosci la ami, se la ami la proteggi, perché l'obiettivo è sempre la conservazione. Nel programma Momenti di confronto in Piazza del Popolo è una passeggiata notturna al Parco Naturale San Bartolo alla scoperta delle lucciole. Gli eventi proseguiranno anche sabato 11 e domenica 12 maggio. Le due giornate saranno interamente dedicate ad incontri con la natura e alle escursioni a Fiorenzuola di Focara. Per l'evento We Nature, giunto alla terza edizione, è importante la collaborazione con Swarovski Optic, che in occasione del suo 75esimo anniversario presenta un binocolo innovativo. Quest'anno Swarovski compie 75 anni e ha introdotto, oltre a due binocoli dedicati semplicemente al mondo dei bambini, è il primo prodotto che esce pensato esclusivamente per bambini, l'altro è un binocolo vestito di pelle per celebrare i 75 anni, ma poi abbiamo il primo binocolo ad intelligenza artificiale, un binocolo capace di inquadrare un animale e una scheda nell'ottica gli dice che tipo di animale è e lo possiamo anche fotografare.